Putin avverte: se la NATO e i partner occidentali inviano gli F-16 in Ucraina, li abbatteremo. Dito puntato contro l'Alleanza Atlantica. Montenegro, dopo le elezioni non c'è chiarezza su quale sarà la struttura del nuovo governo. Il premier uscente dice che il paese sarà presto pronto ad aderire all'Unione Europea. Distruggeremo i caccia F-16 che l'Occidente fornirà a Kiev, ma solo sul territorio dell'Ucraina. Parlando al Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo, il presidente russo Putin avverte: il trasferimento degli F-16 rappresenta un serio pericolo per una NATO sempre più compromessa nel conflitto armato. Nel frattempo, una delegazione di leader africani che ha incontrato venerdì il presidente ucraino Zelensky ha chiesto a Russia e Ucraina di smorzare i toni e negoziare. L'appello è arrivato poche ore dopo l'attacco missilistico su Kiev. I risultati delle elezioni tenutesi la scorsa settimana in Montenegro non hanno dato una risposta chiara alla domanda su quale sarà la struttura del nuovo governo. Il premier uscente, Abazovic, è stato uno degli ospiti del Prespa Forum tenutosi a Struga, in Macedonia del Nord. Montenegro be fully ready for the joining of EU. Il primo ministro ha partecipato all'incontro dei leader balcanici in cui si è discusso quale sarà il futuro di questo paese e il suo percorso europeista. It's not only enough to say yes, the door is open, please come if you are ready, you are acceptable, but it needs to be something done. The leaders of the Western Balkan countries from this Prespa forum send a message to you that is a high time to move from words to action that will accelerate the path of the country from the region towards EU membership. In Struga, North Macedonia, for Euronews, Borjan Jovanovski. Il dietrofront del governo tedesco sul divieto di installazione di caldaie alimentate da combustibili fossili a partire dal 1 gennaio 2024 ha portato gli attivisti per il clima in strada a Berlino. I manifestanti puntano il dito soprattutto contro il Partito Liberale, che ha costretto gli altri alleati di governo a rivedere al ribasso le ambizioni della legge. There are many homeowners that are able, financially able, to do this change on their own, but there are many others that are not, and of course the federal government has to give them the money to do so. We can't leave anyone behind, but we need this change and we have the financial options in Germany to do so. Il divieto è stato limitato solo agli edifici di nuova costruzione. La maggior parte delle nuove caldaie dovrà rispettarlo solo dal 2028. Tutto questo mentre si avvicina il 2045, anno entro cui Berlino vuole raggiungere la neutralità climatica. Migliaia di ungheresi hanno manifestato ancora una volta a Budapest davanti al Parlamento per protestare contro la nuova normativa sulla scuola. La legge, se approvata, eliminerebbe lo status di dipendente pubblico degli insegnanti e ne aumenterebbe significativamente il carico di lavoro. Quasi 5.000 insegnanti hanno già dichiarato che lasceranno la loro professione se la legge, definita punitiva, dovesse entrare in vigore. La normativa che regola i livelli retributivi e gli orari di lavoro nelle scuole ha acceso la protesta degli insegnanti che dall'anno scorso manifestano contro le più ampie riforme dell'istruzione. È una vendetta, dicono, per il dissenso della categoria nei confronti delle politiche del governo.